Buonasera agli ascoltatori della Verità alle 7, la rassegna sarà quella dei giornali di domani mattina. Questo è invece il consueto appuntamento serale delle 19. Annunciato è con Stefano Graziosi, firma della Verità e di Panorama, che come sapete copre le questioni internazionali con speciale attenzione. Buonasera caro Stefano, come stai? Buonasera Daniele, tutto bene? Grazie, buonasera a tutti. Allora, alle questioni, ecco perché il lapsus sulla rassegna di domani mattina, alle questioni di politica italiana ci dedicheremo domani mattina e naturalmente si dedicherà la verità che vi invito sin d'ora a prendere in edicola. Il pomeriggio è stato caratterizzato, come lo vogliamo chiamare, da un super vaffa di Beppe Grillo a Giuseppe Conte. Ci si domandava da ieri, verso quest'ora, quale sarebbe stata la risposta del fondatore del movimento alla provocazione dell'ex premier, la risposta è giunta sotto forma di un testo ferocissimo. Conte non ha capacità manageriale, non ha visione, insomma, licenziato come, diciamo, come in altri tempi si faceva con colf e servitori. Ma di tutto questo leggeremo sui giornali di domani. Invece con Stefano parliamo di questioni più importanti. Intanto la Segretario di Stato statunitense in Italia. Per, diciamo, evitare che l'Italia, come dire, scantoni rispetto al perimetro giusto di alleanze internazionali, è questo il timore? Beh, fondamentalmente sì, è pur vero che ieri Blinken ha, tra le altre cose, partecipato al vertice della coalizione anti-ISIS, quindi si è parlato anche appunto di jihadismo e di Medio Oriente, però specificamente la sua presenza a Roma, che si è articolata nei tre incontri con il capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Mario Draghi, e il ministro degli esteri Luigi Di Maio è stato più finalizzato appunto a spingere sempre più l'Italia verso un'orbita di carattere atlantico, soprattutto dopo le sbandate filocinesi che avevamo visto si erano registrate con il governo giallorosso. Ricorderai meglio di me quando mi pare fosse gennaio scorso, durante uno dei suoi ultimi interventi alla Camera, Conte quasi parò le relazioni dell'Italia con gli Stati Uniti a quelle appunto con la Cina. Quindi questo è un dato fondamentale di importanza, a cui poi va ovviamente associato il tema libico, perché con Draghi hanno parlato, Blinken e Draghi hanno parlato anche, forse soprattutto, proprio di Libia. L'idea di Draghi è quella di avvicinarsi sempre di più, allinearsi a Washington anche per avere il sostegno americano nel fondamentale scacchiere libico, per far tornare in quell'area l'Italia protagonista, e quindi diciamo che questi sono stati, come dire, i punti nevralgici della visita romana di Blinken, senza poi dimenticare anche l'aspetto, diciamo così, d'oltretevere, perché Blinken ha anche incontrato il Papa e anche lì, insomma, si è parlato di Cina. Tu sai meglio di me che, insomma, c'è un accordo in essere che è stato rinnovato a ottobre scorso tra la Santa Sede e la Cina, e questo è un accordo che, insomma, agli Stati Uniti non è che piaccia troppo. Senti, varchiamo l'Atlantico e spostiamoci negli Stati Uniti, dove, ne avevamo parlato con te alla vigilia la scorsa settimana, è ripreso il giro di Trump, diciamo, nell'ambiente che gli è più congeniale, cioè i grandi incontri fisici, eccetera. Tu avevi, a mio avviso, molto acutamente detto, ma finora i tentativi che ha fatto online, il suo blog, eventuali suggestioni social non hanno funzionato granché, essendo lui tuttora vittima del ban, su Facebook, su Twitter, eccetera. Su Facebook temporaneo, sia pure lungo, su Twitter addirittura definitivo, quello che lui vuole sono i bagni di folla, e un bagno di folla c'è stato, però aiutaci a capire quanta parte c'è in questo tour di costruzione verso il futuro e quanto invece solo, come dicono i suoi avversari, di vendetta verso quei repubblicani che non l'hanno sostenuto o addirittura che l'hanno esplicitamente avversato. Com'è il mix tra queste due componenti?
diciamo che sono due componenti strettamente legate, non possono essere granché scisse, anche visto il temperamento dell'ex presidente americano. Trump lo ha ribadito appunto nel suo recentissimo comizio in Ohio, punta, questo è chiaro, a diventare, diciamo così, a rapportare la sua, diciamo così, figura, il suo ruolo di kingmaker nel partito. E questo gli è funzionale anche, diciamo così, alle vendette interne al partito stesso, perché vuole avere una voce in capitolo, sta già avendo una voce in capitolo decisiva sulle candidature in vista delle elezioni di metà mandato che, ricordiamolo, si terranno nel novembre, del prossimo anno. E infatti anche di queste elezioni lui ha fondamentalmente parlato, nell'ambito del comizio, in Ohio, un comizio che è stato incentrato soprattutto sul tema migratorio, non solo perché è il grande tallone d'Achille di Joe Biden, soprattutto diciamo anche di Kamala Harris, ma anche perché poi, diciamo, il tema migratorio è un tema molto spendibile non solo alle presidenziali, ma anche appunto alle elezioni per il Congresso, e come sappiamo sono elezioni per rinnovare una totalità della Camera e un terzo del Senato, quelle del prossimo anno. E per lui, il tema delle elezioni di metà mandato è fondamentale. Insomma, ieri ha lasciato intendere questo suo comizio. Scusami, no, ieri, perdonami, l'altro giorno è stato sabato sera, che sostanzialmente non scioglierà le riserve troppo presto per un'eventuale corsa nel 2024, perché molto dipenderà appunto da come le elezioni di metà mandato andranno. Se i repubblicani avranno un buon successo, non solo una vittoria, perché è probabile che riescano a riconquistare tutto il Congresso, però bisogna anche vedere che modo, perché un conto è una maggioranza risicata, un conto sarebbe l'onda rossa, no? Rossa, ricordo sempre che il partito è il colore del partito repubblicano. In caso di un'onda rossa, beh, lui potrebbe dire: vedete, è mezzo mio, sono io che ho scelto, comunque ho avuto voce in capitolo forte sulle candidature, allora mi ripresento. Però appunto bisogna andare con i piedi di piombo, perché quell'appuntamento è di fondamentale importanza, quello del prossimo anno, e credo che prossimi comizi che ci saranno risulteranno appunto incentrati principalmente proprio su quell'appuntamento specifico. Intanto però Trump deve fare i conti con i primi rumori di una nuova offensiva giudiziaria. Cyrus Vance Jr. è al lavoro, si parla di nuove inchieste che potrebbero piovergli addosso. Naturalmente nessuno ha la sfera di cristallo, però aiutaci a capire che aria tira, quanto c'è di concreto e quanto Trump potrà dire: no, sono azioni politically motivated contro di me. C'è tutto il tema newyorkese, sappiamo il tema della procura distrettuale di Manhattan, della procuratrice generale dello stato di New York, c'è un forte interesse giudiziale. Adesso hanno addirittura unito le forze alcune settimane fa. Trump lì, ovviamente, ha un buon gioco a dire che sono, diciamo così, politicamente motivate, non fost'altro perché i due soggetti in questione, sia la procuratrice generale che il procuratore distrettuale, anche se lui adesso dovrebbe arrivare, mi pare, fino a dicembre e poi non ripresentarsi più, comunque sono registrati ufficialmente al Partito Democratico. Resta però il fatto che una tegola giudiziaria, sia che sia politicamente motivata, sia che non lo sia, resta comunque una tegola giudiziaria, e questo è un grosso problema sul suo futuro, politico a livello presidenziale, quantomeno. E quindi aggiungo anche questa grossa incognita, che è quella giudiziaria, all'altra incognita che dicevo prima delle elezioni di metà mandato. E infatti comunque tutto quel sottobosco di figure nel Partito Repubblicano che ha intenzione di scendere in campo, che avrebbe intenzione di scendere in campo in caso Trump non lo faccia, continua a scaldare i motori. C'è il governatore della Florida, che insomma va seguito molto attentamente, perché uno di quelli che potrebbe emergere, Ron DeSantis, è iperattivo sul fronte politico, della legislazione. È chiaro che la sua strategia è quella, per quanto sia un governatore, quindi
diciamo, ha una prospettiva locale, però c'è stato importante come la Florida, si sta sempre più ritagliando il ruolo di, tra virgolette, mille virgolette, di capo dell'opposizione, perché sta firmando da settimane e da mesi tutta una serie di leggi che vanno direttamente contro quella che è l'impostazione che porta avanti Joe Biden sui social network, sull'indottrinamento nelle scuole, eccetera. Quindi sono tutte battaglie molto care al Partito Repubblicano e lui, DeSantis, ha anche un pulpito autorevole per portarla avanti, perché comunque ribadisco, la Florida è uno stato non solo, diciamo così, è uno swing state, quindi uno stato complesso, ma è anche uno stato che insomma assolutamente è fondamentale poi per arrivare alla Casa Bianca. Non sempre, Trump l'ha vinto l'anno scorso, ma non è andata bene, però tendenzialmente insomma vincere la Florida è un elemento, diciamo, di assoluta rilevanza per conquistare la presidenza. Per cui insomma, vedremo quello che accadrà. Certo è che Trump a un certo punto dovrà sciogliere queste riserve, perché altrimenti rischia di danneggiare il partito in questo clima di incertezza. Allora, tutto chiaro, o meglio, non chiaro come saranno sciolti i nodi, ma almeno i nodi per come ci appaiono in questo momento sono stati descritti con la consueta chiarezza da Stefano Graziosi, che saluto e ringrazio, che sentiremo la prossima Grazie. settimana, che leggete regolarmente sulla Verità e sul Panorama. Verità e Panorama che vi invito a prendere domani in edicola, se vorrete anche insieme al libro del filosofo Bencivenga, e noi, per chi vorrà, ci sentiamo domani mattina alle 7. Buonasera Stefano, grazie. Grazie, buonasera.